Onorevole Rotondi, in questi giorni lei sta presentando il suo ultimo libro, La variante DC. Perché questo titolo? Beh, ammicca alle parole tristemente di moda, ma in fondo coglie un aspetto della Democrazia Cristiana che, esattamente come un virus, entra negli organismi altrui, perché il libro sostiene la tesi per cui la DC non esiste più come organismo unitario, ma tutti i partiti sono diventati un po' democristiani. E invece, secondo me, la Democrazia Cristiana sarebbe ancora utile al paese come partito, come idea portante, non come stile, come metodo, come linguaggio, che pure è una cosa buona ma insufficiente. Una Democrazia Cristiana che sarebbe utile soprattutto in questo momento, dal suo osservatorio cosa vede per quanto riguarda l'Italia ma anche l'Abruzzo alla luce delle ultime amministrative? Servirebbe un grande partito nazionale, cioè rappresentativo del sud e del nord, con un disegno di sviluppo dell'Italia, esattamente come quando il grande indimenticato Gasparri dettava le linee ricostruttive dell'economia abruzzese, che poi si sono tutte realizzate. E questo cosa significa? Che un partito non determina una conseguenza economica, ma può creare delle condizioni con le proprie idee, con i comportamenti dei propri amministratori, perché l'economia stessa decolli. Ai cittadini sono sempre più lontani dai partiti e dalla politica? Oppure c'è un riavvicinamento secondo lei? Ma i cittadini non sono mai stati tanto vicini alla politica, nel senso che la politica la fa sempre una minoranza dei cittadini. Tuttavia prima vi era una partecipazione più informata. C'erano gli analfabeti che seguivano i telegiornali al bar, ma ne capivano di politica più dei loro pronipoti che stanno ogni giorno sui social, ma leggono quello che la rete gli offre, che non sempre è una informazione riflettuta sulle questioni politiche e più in generale sulle questioni serie.